vogliamo parlare oggi. Andiamo poi nel dettaglio su qualche aspetto principale, su come rendono più efficienti alcuni sistema di illuminazione, come si fa quando diciamo vogliamo il nostro pensiero corre al sostituisco i corpi illuminanti, l'emissione, il consumo in watt per il flusso luminoso, sul flusso luminoso è una misura di efficienza importante, ma ce ne sono altre. Visto che spesso le sorgenti luminose emettono in tutte le direzioni la luce, con apparecchi adeguati, utilizzo i riflettori, indirizzo la luce sulle zone dove mi serve, come i piani di lavoro, i pavimenti, le superfici che sono normate per legge negli spazi di lavoro, la concentro sulle superfici che devo effettivamente illuminare e quindi illumino in modo più efficiente. Oppure torniamo a misure attive, installiamo dei sensori che possono essere di luminosità, di presenza e dei regolatori di luminosità e possiamo iniziare ad implementare logiche come con rilevatori di movimento, ad esempio accendiamo la luce solo negli ambienti effettivamente occupati, oppure andiamo a regolare la luminosità, quindi l'intensità luminosa emessa dagli apparecchi in funzione e andando a compensare quello che è l'apporto di illuminazione naturale che ho già nell'ambiente, quindi non vado a sovrailluminare ma risparmio e illumino solo quando effettivamente serve. Poi tutte queste logiche possono essere ovviamente concatenate fra di loro, oppure pensate a grandi ambienti, magazzini, ovvero un'occupazione variabile con illuminamento al 100% effettivamente dove le persone ci sono. Negli ambienti adiacenti a quelli occupati tengo un illuminamento del 30%, 50% e invece spengo le luci al di fuori di queste zone. Quindi lascio le persone con un livello di comfort che non sono nell'unico punto illuminato dell'open space, ma spengo le aree in cui non c'è nessuno. In questo modo comfort garantito, risparmio energetico anche. Un altro sistema, un altro punto su cui si fa efficienza energetica è quello dei motori. Tipicamente non ci viene in mente, se pensiamo agli edifici di tipo residenziale o agli uffici, non pensiamo subito alla presenza di motori, ma non dobbiamo dimenticare che già su una palazzina con alcune unità abitative potrebbe già esserci installata una UTA, specie in questi ultimi periodi in cui la classe di efficienza energetica degli edifici è importante, quindi ventilazione meccanica, sistemi di questo tipo ci sono. Motori che potrebbero essere comandati a funzionare al 100%, potremmo. Attiva domanda, un motore è un qualcosa che consuma, potremmo fare efficienza. Non implementando la regolazione di velocità, come si fa per ridurre la portata di un fluido? Pensiamo ad esempio alla portata dell'acqua in una palazzina. Potremmo avere la pompa che va sempre in funzione della chiamata dell'acqua, poi cosa succede? Questa pompa manda l'acqua oppure una valvola la ricircola tenendo il motore acceso. Qui stiamo sprecando perché facciamo girare dell'acqua in un anello di ricircolo, quindi non diamo comfort aggiuntivo, ma stiamo sprecando energia. Grazie alla regolazione di velocità possiamo ottenere un risparmio energetico facendo girare il motore alla velocità che serve per garantire il flusso richiesto senza la necessità di utilizzare una valvola e parzializzare il flusso. Oltretutto poi si aprono anche altri scenari come l'efficientamento all'avvio dei motori senza avere i picchi di corrente richiesti. Vediamo un altro elemento che possiamo avere all'interno dell'impianto. Vi ho detto prima che in funzione del tipo di distribuzione che abbiamo a monte abbiamo anche un livello di affidabilità della continuità della fornitura.
in funzione del tipo di carichi che abbiamo, potrebbero non tollerare una, o dei processi che abbiamo nel nostro edificio, potremmo non tollerare la discontinuità dell'alimentazione. In questo caso potrebbe essere interessante, utile o addirittura essenziale installare un sistema UPS, che normalmente di fatto un sistema con delle batterie che rimane carico in assenza di tensione lato alimentazione, in funzione di quello che poi abbiamo scelto. Ecco, un sistema UPS non è solo questo, anzi potremmo avere dei carichi sensibili anche a disturbi in frequenza, in tensione, quindi picchi di con carichi elettronici o anche server, ad esempio, potremmo avere qualcosa nel nostro edificio sensibile a queste fluttuazioni dell'alimentazione. Ecco, i sistemi UPS garantiscono anche un livellamento di questi disturbi, una soppressione di questi disturbi. Quindi l'UPS si fa carico di garantire la tensione, ci arriva una sottotensione, di garantire l'innalzamento della aspetta di ricevere, e quindi ci garantiscono anche un miglioramento della qualità dell'energia. Qualità dell'energia che conosciamo anche col nome di Power Quality. Vi ho introdotto quindi questo concetto. Là sopra in alto a destra vedete le forme d'onda di una serie di disturbi che rientrano nel mondo della Power Quality, che sono tutti ben catalogati con hanno tutti un nome, ma non stiamo a lucidarli nel dettaglio, altrimenti sforeremmo dalle 3 ore. Ma voglio solo dire cosa si intende il mio impianto, i miei dispositivi, i miei macchinari funzionino correttamente e non siano soggetti a dei disturbi che potenzialmente li possono rovinare. Si pensi ad esempio anche nelle abitazioni abbiamo problemi di power quality, quando magari in zone rurali è più facile che accada, durante il temporale con i fulmini della corrente indotta lungo la linea mi arriva, mi porta una sovratensione in casa, questa mi può danneggiare il computer, la televisione o qualche apparato connesso alla rete su cui si scarica questa sovratensione. Infatti sono sempre più diffusi negli impianti anche gli scaricatori di sovratensione, ma qua ci allacceremmo a un altro tema. Il problema della power quality, il tema della power quality è importante sia per i gestori della rete, quindi, che per gli utilizzatori dell'energia, quindi chi è connesso alla rete. Infatti vedete da questo schema che come si fa a stabilire la qualità di una fornitura? Con delle misure che si fanno con dispositivi specifici, non semplici misuratori di energia, di forme d'onda, ma che leggono e sanno riconoscere tutti i disturbi che rientrano sotto. Questi dispositivi dislocati, posizionati su tutta la rete, lato media tensione, vedete dall'alto, sono disposti sulla rete di distribuzione media, poi c'è il passaggio con le cabine in bassa tensione, anche qui vengono letti i disturbi, e anche lato utilizzatore cliente, quindi anche nel mio edificio, visto che abbiamo un po' il cappello degli esperti di sistemi BACS, siamo concentrati sull'edificio, anche per noi è un po' importante conoscere il tema della power quality per poter utilizzare dispositivi in grado di riconoscere eventuali disturbi, eventuali apparecchiature nel nostro impianto, se riconosciamo che sono causati dal gestore della rete. Questo poi si entra in tema complesso, però voglio solo dire che la quantità di disturbi e il tempo per cui possono permanere questi disturbi durante la fornitura sono temi definiti molto bene a livello contrattuale nelle forniture, ad esempio per le aziende, comunque oltre il domestico. Quindi c'è tutta una tematica dietro che non è solo ho una fornitura di qualità, ma ho la continuità di servizio, i miei macchinari non si rovinano e non ci sono penali
in gioco. Citiamo rapidamente anche le smart grid che prima vi ho così accennato, perché la composizione di quella che è una rete elettrica nel modello standard storico che prima vi ho mostrato, nel contesto attuale si sta evolvendo seguendo questo schema, perché quali condizioni abbiamo? Le reti sono sempre più dinamiche, in evoluzione. L'impianto quindi del nostro edificio non è più solo un impianto che assorbe energia elettrica e ha un contatore e basta, ma diventa un impianto che in una smart grid è un impianto che comunica, un contatore che comunica col gestore della rete, perché il mio edificio può anche includere fonti rinnovabili, quindi dei pannelli solari o forme di cogenerazione di altro tipo, quindi il mio edificio può essere anche un generatore di energia che in certi momenti della giornata, quando la domanda dell'edificio è al di sotto della mia produzione, questa energia in eccesso la posso vendere, posso immetterla sulla rete. Quindi capite che anche la rete viene dimensionata e gestita in modo diverso, perché i flussi di energia ai singoli utilizzatori, ma l'energia circola anche tra utilizzatori, chi sta producendo e chi ha bisogno di energia in quel momento. Le curve di carico, tipicamente la M durante l'arco della giornata, stanno un po' cambiando forma, perché oggi abbiamo anche dei carichi che assorbono durante la notte, grazie anche alla spinta dell'EV, quindi dei veicoli elettrici. E abbiamo carichi anche che possono, se il mio edificio comunica, se ho un sistema allacciato in una smart grid e sono in grado di riconoscere cosa sta chiedendo energia all'interno del mio edificio, cosa posso fare? Posso anche dire, ok, la rete in questo momento sento che è in affanno, sta facendo fatica perché c'è una grossa richiesta di energia, perfetto, il mio edificio ha dei carichi che possono... e il loro funzionamento tra qualche ora o nella notte, benissimo, l'edificio intelligente è in grado di gestire anche queste cose. Magari la utilizzo in un momento in cui la sto producendo io, azzerando il costo nei confronti del gestore. Ecco, qua vedete prosumers è il nome. Lacciati che non sono più solo utilizzatori, ma che sono in grado anche di, che generano energia e che possono anche immetterla nella rete. In tutto questo anche il contesto regolatorio sta cambiando, perché ci sono leggi che impongono e regolano come ci si allaccia alla rete, chi deve avere della generazione, quindi abbiamo generazione distribuita sul territorio, e da che fonti deve essere. Perfetto, direi che abbiamo giusto dato qualche concetto generale sulle smart grid. Ricapitolando, quindi, nei nostri edifici i sistemi energivori quali sono? L'HVAC, quindi abbiamo capito che sono riscaldamento, raffrescamento, controllo umidità e ventilazione. Poi essere i macchinari, i PC, genere. A questo punto abbiamo finito la parte relativa ai sistemi elettrici e vediamo quella dei sistemi HVAC. Quindi passo la parola al mio collega Cristiano. Grazie Patrizio. Buon pomeriggio a tutti, spero a pari di quella che è stata la voce di Giordano. Mi presento, sono Cristiano Carliballona e come Giordano, il collega che finora di Schneider Electric. A qualche webinar precedente magari ci siamo già conosciuti nell'ambito dei webinar più inerenti al CapEx, che è specificatamente il mio ambito generale.
Proseguiamo la nostra chiacchierata di oggi, il nostro intervento, andando a parlare dei temi H10. Come già vi ha H10 si intende, è un acronimo ed è appunto la sigla che racchiude tutti i sistemi relativi al riscaldamento, alla ventilazione e al condizionamento, quindi Heating, Ventilation, Air Condition. Di cosa si occupano? Si occupano per poter mantenere la temperatura, l'umidità e l'ambiente o l'intero edificio, ok? Con degli obiettivi principali che sono ovviamente quello di poter soddisfare il comfort delle persone che sono all'interno di quell'edificio, di rispettare i vincoli di processo, dove per vincoli di processo si intende quali sono le regole di ventilazione, di climatizzazione, di riscaldamento specifiche di quell'edificio. Per semplice intuizione arrivare a capire che per esempio la climatizzazione di una palazzina edificata ad uso uffici ha delle regole, delle prescrizioni o dei vincoli piuttosto che un museo dove invece sono raccolte anche delle opere d'arte che devono avere delle devono mantenere, devono essere mantenute all'interno di specifiche costanti, parlando per esempio di umidità o qualità dell'aria stessa, oppure se parliamo della qualità dell'aria di un ambiente ospedaliero che deve avere determinati criteri che sono differenti da quelli di una palazzina d'ufficio o di un residenziale. Tutto quanto questo rientra nell'ambito dell'HVAC. Non ultimo, visto che abbiamo accennato, uno degli obiettivi di chi si occupa specificatamente di ventilazione e condizionamento è anche quello ovviamente di andare a preservare l'edificio stesso dal degrado, quindi fare in modo che ciò che sia contenuto all'interno dell'edificio e l'edificio stesso non subiscano degrado a causa anche di una corretta o non corretta in questo caso ventilazione o climatizzazione. Da cosa è composto sostanzialmente un impianto HVAC? Okay? Di base da tre funzioni. Okay? Quello che vedete in questo momento è appunto lo schema funzionale di massima, dove ci sono tre specifici componenti. Funzione, ovvero sia ciò che contiene tutte le specifici componenti atte a produrre caldo o freddo, quindi parliamo sostanzialmente, principalmente ma non solo, della centrale termica o per esempio della centrale frigorifera. Ma all'interno, poi abbiamo la parte di che occupa di andare a distribuire l'azione fino ad arrivare invece alla parte di che si preoccupa di andare a fare in modo che il fluido che abbiamo generato diventi, si trasformi in aria calda o aria fredda e diventa poi emesso all'interno dell'edificio con i criteri di progettazione che abbiamo scelto. Dicevamo, nella parte di produzione principalmente conosciamo la centrale termica o la centrale frigorifera, ma non sono soltanto queste le componenti atte alla produzione. Ovviamente una volta che l'ho prodotto il fluido devo anche poter mandare lì all'interno della produzione, avrò anche le pompe di calore, le pompe di circolazione, gli scambiatori di calore, i bollitori, tutto questo riguarda tutto quello che rientra nella parte specifica di produzione. Parlando specificatamente invece della emissione, abbiamo diversi esempi, ok?
quello principalmente noto, quello, la macchina principale che si occupa appunto della parte di emissione, è quella che probabilmente è conosciuta come il nome di UTA, quindi unità di trattamento aria o centrale di trattamento aria. Ok? Di che cosa si occupa una UTA, dice in me stesso, è quello di poter garantire il trattamento dell'aria. L'aria che può arrivare dal rilievo esterno oppure potrebbe essere l'aria di ricircolo dell'impianto stesso, e quindi quest'aria deve essere principalmente filtrata, ovvero un discorso di qualità, poi a seconda se le condizioni o freddo debba essere riscaldata o raffreddata, a seconda delle condizioni che ci sono richieste, e conseguentemente debba essere anche umidificata o deumidificata a seconda di quello che sono sia le condizioni dell'aria stessa che prelevo, sia le condizioni richieste dal processo che dicevamo prima. Quindi potrebbe essere che l'aria che io vado a prelevare, una volta che l'ho riscaldata, che ho, debba anche andarla a umidificare per mantenere determinate caratteristiche, quindi ad esempio quello che dicevamo prima, relativo per esempio a alcuni particolari ambienti, oppure devo umidificarla, quindi renderla molto più secca, perché ci potrebbero essere, ad esempio, di, mi viene in questo momento, visto che io sono di Milano e in questo momento sto trasmettendo da Milano, mi viene l'esempio della fresca ultima cena di Leonardo, che ha dei particolari vincoli molto per fare in modo che la fresca si possa mantenere e quante più persone possano poterlo continuare ad ammirare. Quindi in quel caso ci deve essere una qualità dell'aria che debba avere dei vincoli particolari, niente rigidi per quanto riguarda, per esempio, l'umidificazione. Ok? Sempre per quanto riguarda l'energia, quindi il punto finale, se ti ha il livello principale, quindi dove la mia aria, la mia energia viene generata, arriviamo al livello secondario, ok? Quindi quello che è l'elemento finale di emissione. E anche qui, a seconda di quelli che sono i criteri, a seconda di quelle che sono le richieste, a seconda di quelli che sono i vincoli di comfort, possiamo avere, abbiamo un novero di sistemi tra i quali scegliere. Quindi abbiamo sintetizzato un paio che forse sono quelli maggiormente utilizzati, ok? Uno molto noto, probabilmente anche tutti voi, è quello dei cosiddetti pannelli radianti. Pentine, in genere sono tubi rame o tubi plastici, che vengono annegati direttamente nella struttura edilizia. Potrebbe essere il sottopavimento oppure il soffittatura. All'interno di questa serpentina circola il fluido generato con le caratteristiche qui sopra dalla UTA, ok? E quindi può essere il vettore, può essere sia caldo che freddo. La caratteristica del pannello radiante in genere è quella di avere un'inerzia termica molto lunga, ok? Quindi per esempio, se dovessimo fare vedere il discorso che diceva prima Giordana, quella di per esempio andare a fare una personale all'interno dell'ambiente per poter andare a ottimizzare quello che è il consumo energetico, rifacendosi a quanto detto all'inizio, visto che i sistemi HVAC sono la fonte primaria di consumo energetico, ecco, il pannello radiante forse non è l'oggetto che meglio si adatta a questa regolazione, avendo un'escursione molto lunga, e quindi il fatto di andare a regolare o meno in funzione della presenza non è che ci porta gran risparmio, appunto perché c'è un'inerzia termica molto lunga. In questo caso forse l'oggetto più adatto, e per questo motivo è quello maggiormente presente negli ambienti dove la presenza fisica delle persone, quindi parliamo per condizione molto variabile, abbiamo il ventilcommettore, o comunemente noto magari con il termine inglese fan coil, che è quello che ci permette
di avere una resa energetica maggiore, il sistema ha ventilazione forzata, ok? Composto, se riuscite a vedere in luce in questo momento, essenzialmente da due grosse componenti. Abbiamo il gruppo ventilante, e quindi è un motore, la ventola che fisicamente gira, sul quale noi andiamo ad agire, anzi in realtà andiamo ad agire su entrambe, e poi la batteria dove circola, se l'immagine qui a destra si riescono a vedere, che sono i tubi di mandata e ritorno, quindi in questo caso stiamo parlando di un sistema a due tubi, dove circola il fluido caldo, freddo, secondo appunto di quanto ci viene richiesto, e sopra abbiamo la parte di emissione, quindi le sia le lamelle dimensionali. Dicevo, essendo un impianto ad alta efficienza, tramite il farcollo riusciamo ad avere anche un'alta efficienza per quanto riguarda il tipo di risparmio, perché nel momento in cui una espansione termica molto veloce, abbiamo anche la possibilità di poter andare ad agire per esempio direttamente sul gruppo ventilante, quindi andare a rallentare la ventilazione, quindi a rallentare la velocità di rotazione della ventola, e ci diceva prima Giordano, un motore nel momento in cui lo vado a rallentare, ecco che va a sommare molto di meno, così come posso andare a parzializzare la valvola che gestisce l'emissione del fluido, e nel momento in cui, visto che accendiamo a, riprendiamo il discorso fatto in precedenza, nel momento in cui i sistemi sono tutti collegati fra di loro, nel momento in cui non ho più la richiesta, perché per esempio o le condizioni di temperatura sono tali, ho raggiunto il set point di temperatura desiderato, oppure non ho presenza delle persone, quindi non ho necessità, esattamente come per l'impianto di illuminazione, anche per l'impianto HVAC, di andare a mantenere un certo livello di comfort se le persone che dovrebbero supporre sia all'interno di quell'ambiente effettivamente non ci sono, posso andare a parzializzare o chiudere totalmente la valvola che gestisce il ricircolo del fluido, la circolazione del fluido. Se questa richiesta, questo comando, questa situazione è molto ampia, quindi parliamo, che ne so, un'intera ala per esempio, posso anche andare a disabilitare la pompa di ricircolo, ok? Perché è inutile che la pompa mi faccia girare un determinato il fluido, quindi in qualche modo andare a consumare, quindi nel momento in cui questa esigenza primaria in effetti non ce l'ho. Ok? E facendo riferimento al fat coil, ecco che arriviamo a ciò che è il principio di regolazione. Ok? Da cosa appunto è composta una regolazione? Sostanzialmente da tre elementi, che sono quelli qui elencati. In realtà voi ne vedete quattro, ma di base quelli che gestiscono la regolazione di base sono tre. Partiamo principalmente dalla variabile controllata, nell'esempio che abbiamo fatto finora, per esempio la temperatura. Ok? E quindi abbiamo una variabile che è l'oggetto del nostro controllo, che può essere l'aria, può essere l'acqua, eccetera, eccetera. Abbiamo un sensore tramite il quale andare a misurare i valori dell'onda di temperatura, un regolatore, che è il secondo elemento che tra poco accenderemo. Abbiamo un, che vedete qui a destra, tramite il quale per esempio invece andare a impostare il valore desiderato, sempre rimanendo nell'esempio della temperatura. Quindi abbiamo la variabile, abbiamo il set point di controllo e abbiamo il regolatore, che è l'oggetto, diciamo la parte di conto fra il valore di ciò che stiamo controllando, il valore al quale dovremmo andare o vorremmo arrivare a puntare, e a funzione della differenza
va ad agire su quello che è l'organo di regolazione. In questo caso vedete nell'immagine una valvola, quindi andiamo a modificare.